Ambasciatori delle eccellenze della pasticceria italiana. Parliamo del presidente, quindi, del maestro Igino Massari, pasticceria, alta pasticceria, forse vera pasticceria, visto che quando le contaminazioni sono troppe forse è meglio tornare indietro. Beh, normalmente l'evoluzione della specie ha sempre fatto un passo in avanti, un passo indietro e poi dei passettini avanti, è la storia che ce lo insegna. Siamo in un'era però questa che è un'era della velocità e chi non è a passo coi tempi rimane indietro. Direi che oggi questi movimenti nel nostro settore sono legati fondamentalmente ai prodotti dell'agricoltura. I prodotti dell'agricoltura, se sono ben fatti e meno manipolati, fatti con intelligenza nel rispetto della natura, andremo avanti fino all'infinito per produrre dolci di una grande bontà e di una grande qualità. Alla fine il cibo è fatto per far star bene gli uomini e una volta che stanno bene sono positivi e propositivi col prossimo. Io dico sempre che la pasticceria ha qualcosa di particolare, perché quando uno la mangia trasgredisce un po' e nel trasgredire la trasgressione e la promozione del progresso si è fatta con intelligenza. La pasticceria è precisione, è bellezza, è profumo, è coinvolgimento. La pasticceria è l'anima di chi la nasconde perché ha vergogna di se stesso, ma la pasticceria lo scopre in ogni momento. Se voi mangiate i dolci sarete più sereni. Il mattino parte sempre con una grande espressione di energia. La pasticceria è energia e sarete felici non solo col corpo ma anche con l'anima per il prossimo. Il prossimo siete voi, se siete positivi tutti siamo positivi per costruire una nuova società che ha la necessità di riscoprire ancora il rinascimento, perché tornando indietro scopriremo cosa eravamo nel passato. I nostri antenati che erano talentuosi ci hanno fatto capire che hanno guadagnato degli spazi. Noi in questo momento li stiamo restringendo, è una vergogna. Dobbiamo scoprire i talenti, quali saranno per il prossimo futuro, dove l'agricoltura interverrà per soddisfare non solo i piaceri ma la fame di molti popoli. E con noi vivrete delle giornate felici. La pasticceria italiana tiene in alto il vessillo dell'italianità. Ciao a tutti, al prossimo incontro.